In tre parole, beh, direi semplice, efficace ed economico. Beh, direi di sì. Diciamo che i primi utenti, i primi utilizzatori di Realistico sono stati sicuramente i professionisti più virtuosi, quelli più attenti alle innovazioni tecnologiche del settore, però il loro utilizzo ha cominciato a promuoverci anche verso tutti gli altri operatori, quindi pian piano ci stiamo diffondendo in ogni regione italiana. Beh, può sicuramente essere ancora migliorato, non è facile evolvere un servizio, un prodotto senza ascoltare i feedback dei propri clienti e dei propri utenti, quindi quello che stiamo cercando di fare è proprio ascoltare quelle che sono segnalazioni, richieste, miglioramenti che ci vengono sottoposti dai nostri clienti e confrontarli con quelle che sono le esigenze dei clienti finali, ovvero di chi utilizza la visita virtuale poi per cercare e capire se quello sarà l'immobile che fa per lui. Non voglio anticipare nulla, ma stiamo proprio lavorando su quello che è l'interattività tra l'agente immobiliare e il cliente finale. Per l'acquirente il vantaggio principale di Realistico è quello di farsi un'idea molto più precisa dell'immobile che andrà a visionare, nel caso in cui il professionista, l'agente, glielo mostri prima di una visita di persona, e poi di poterlo portare con sé, poterlo visionare, far visionare ad amici e parenti con la massima facilità una volta che l'agente immobiliare abbia condiviso quella visita virtuale di quell'immobile con lui. Da un recente sondaggio però abbiamo appena capito che in realtà Realistico è uno strumento che aggiunge molto valore anche in fase di acquisizione. Abbiamo infatti determinato che per il cliente venditore il fatto di avere a disposizione una visita virtuale che riduce il numero di visite di persona presso magari un immobile occupato, che mette in luce la migliore versione possibile con le migliori condizioni di luce possibile dell'immobile, può essere una cosa molto utile e viene vista come un concreto valore in fase di acquisizione, e questo i professionisti ce lo riconoscono. Il nostro obiettivo è quello di far diventare Realistico sinonimo di visita virtuale, ma non una semplice visita virtuale che permetta solo la promozione dell'immobile. Vogliamo che venga visto dal professionista come un concreto strumento di lavoro che aiuta a lavorare meglio, che aiuta a vendere meglio e a proporre meglio i propri servizi. Non è facile, ma per farlo dobbiamo cercare di servire per primi quegli operatori virtuosi, quelli più attenti alle innovazioni tecnologiche. E stimiamo questo gruppo, questa nicchia, diciamo così, in circa 5.000 unità sul territorio italiano. Non sono poche, non possiamo andare a bussare porta a porta ad ognuno di loro. Però quello che possiamo fare è stringere accordi con operatori del settore più grandi, gruppi, associazioni e franchising. E questo sta riuscendo molto bene perché diverse di queste aziende ci stanno dando fiducia. Il mercato immobiliare spagnolo è in forte ripresa, la ripresa lì è iniziata un po' prima che in quello rispetto a quello italiano, e quando noi l'abbiamo approcciato abbiamo trovato un mercato configurato in modo simile a quello italiano, ma con una addirittura migliore predisposizione da parte degli operatori all'adozione di nuove tecnologie. Questo ovviamente ci ha favorito, ci ha permesso una penetrazione molto più rapida. Nei primi mesi di attività sul territorio spagnolo siamo riusciti a portare a casa contratti con aziende di grandissima importanza, mirate al lusso, all'intermediazione del lusso, che ci hanno permesso di posizionarci come un'ottima soluzione, e questo ovviamente ha favorito il passaparola tra operatori e la buona posizione che abbiamo acquisito adesso. Beh, ci stiamo guardando attorno ovviamente, cercando di capire quali potrebbero essere i paesi interessanti nella quale portarle Realistico. Per il momento però è importante concentrarsi e affermarsi nei due mercati che abbiamo scelto come mercati di partenza. Non ancora al momento, semplicemente perché fino a qui ci siamo arrivati con le nostre forze e già il fatto di essere riusciti a portare il prodotto su due mercati diversi è un ottimo risultato. Probabilmente cominceremo a cercare investitori quando vorremo andare sul terzo paese in cui portare il servizio. Allora lì potrebbe essere utile l'iniezione di capitali per arrivarci nel modo migliore possibile.
No, dai, non sono così refrattari alla tecnologia. Devo essere sincero, quando abbiamo iniziato mettendo nelle mani degli agenti immobiliari una tecnologia che faceva costruire autonomamente delle visite virtuali, ovviamente eravamo un po' impauriti da quello che poteva essere il feedback, perché poteva risultare complicato. Fortunatamente, avendo investito tutto quello che avevamo nella semplicità del prodotto, abbiamo creato l'effetto contrario, ovvero anche un utente non utilizzatore quotidiano di tecnologia riesce in pochi minuti a costruire un contenuto bello e utile per il proprio lavoro. Questa soddisfazione che ottiene lo motiva a non avere la minima paura nell'utilizzare questa nuova tecnologia che si trova tra le mani, e quindi ne è immediatamente soddisfatto ed è immediatamente motivato a usarla di nuovo. Quindi no, se devo dire che gli utenti italiani che abbiamo approcciato con il nostro servizio non sono impauriti dalla tecnologia, devono solo imparare a conoscerla e trovare la strada più semplice per utilizzarla.